In una lunga serie di trattativi ed accordi che abbiamo realizzato con il Ministero delle Infrastrutture abbiamo ottenuto 8 volte i fondi che ci erano stati lasciati in eredità, quindi oltre 150 milioni di euro, e per la prima volta destiniamo 11,5 milioni di euro al porto di Pesaro, che fa parte dell'autorità di sistema portuale, sostanzialmente per i dragaggi, perché andiamo a realizzare la tanto attesa vasca o cassa di Colmata, che serve per lo smaltimento delle sabbie di tipo C, delle sabbie inquinate dalle attività del porto, che potranno così essere smaltite e risolvere il problema del porto di Pesaro, che è un porto di autorità di sistema portuale delle Marche, ma io dico anche degli altri porti regionali della nostra comunità, tra cui in provincia di Pesaro quello di Fano. Ricordiamo che ad esempio il porto di Fano ha ricevuto nel recente passato, e dovranno essere impiegati nei prossimi mesi, 500.000 euro dalla Regione Marche per il mantenimento del porto per i dragaggi. Noi intendiamo continuare a finanziare questi porti, che rappresentano anch'essi uno strumento per moltiplicare lo sviluppo economico e turistico dei nostri territori, e Fano e Pesaro sono due porti strategici per la Regione Marche. È chiaro che va risolto il problema delle sabbie, degli insabbiamenti, questi porti vanno ripuliti, e oggi poniamo il presupposto per una tranquillità di gestione dei porti da qui ai prossimi 10-15 anni.